Non scappare. Siete qui? Allora è ora di iniziare. Sigla. Topo pigrone. Tullio era un bel topino, grigio brillante, con una coda lunga lunga e due occhioni blu, vispi e intelligenti. Ma ahimè, era un topo molto pigro, ma veramente molto, molto, molto pigro. Chiedeva a tutti di procurargli del cibo, acqua da bere, di scavargli delle buche nel terreno per andare a ripararsi e a dormire la notte. Tutti lo accontentavano, i fratelli, le sorelle, gli amici, i genitori, perché lui era piccolino e così lo avevano un po' viziato. Ho fame! Qualcuno può portarmi un pezzo di formaggio? Ho sete! Avete un po' d'acqua? Chi mi scava un buco qui vicino per andare a riposare? Chiedeva e tutto gli veniva dato. Tutti lo accontentavano. Non aveva mai visto niente al mondo Tullio, perché se ne stava sempre solo, soletto in un cantuccio di un prato, vicino a un cespuglio, aspettando di essere servito e riverito da qualcuno. Un giorno uscì dalla sua tana e, non vedendo nessuno, aspettò, aspettò e aspettò. Ma la fame cominciava a farsi sentire. Era preoccupato Tullio, non sapendo cosa fare, si mise a cercare intorno. Non trovò nessuno e cominciò a piangere. Dopo un po' sentì chiamare: Tullio! Tullio! Ma non capiva chi fosse. Sono la fatina Gisella, che vuole rendere la tua vita bella. In che senso? Domandò Tullio. Ci sono tante cose da vedere, da fare, e tu te ne stai tutto il giorno fermo lì, servito e riverito. Non ti annoi? E ora che non c'è nemmeno un topo ad aiutarti, come farai? Se tu mi ascolterai, un topo felice diventerai. Se non mi ascolterai, da solo resterai e sempre triste sarai. Va bene. Ti ascolto. Cosa devi dirmi? Corri fino in fondo al prato. Vedrai un arcobaleno colorato. A sinistra dovrai andare e troverai da mangiare. Tullio era così affamato che non se lo fece dire due volte. Corse a più non posso per tanto tempo e a sinistra, dove iniziava l'arcobaleno, trovò una grande mela, succosa, dolce e saporita. La divorò. Mentre guardava il meraviglioso arcobaleno e saziatosi, si addormentò. Quando si svegliò, aveva accanto a sé la fatina Gisella, che si complimentò con lui e gli diede come premio una ciotolina d'acqua. Era sera e Tullio tornò nel suo praticello. Si addormentò di nuovo e al risveglio credette di aver sognato. Ma non era stato un sogno. Era lì, ancora solo e affamato, quando sentì di nuovo la fatina. Tullio!
Se a sinistra dell'arcobaleno andrai, ancora una volta ti sfamerai. Si incamminò di nuovo, osservando gli alberi, i fiori del prato, le farfalle, le api e i meravigliosi colori dell'arcobaleno. L'indaco era il suo colore preferito. Giunto a destinazione, trovò un grande fungo, morbido e profumato, e una scodella d'acqua. Fece una bella scorpacciata e cercò di non dormire per continuare a guardare intorno a sé le bellezze che non aveva mai visto. Pigro com'era a fare anche solo un passettino. Vide tante cose, le campagne, tanta gente, un fiume, una montagna in lontananza. Di sera tornò nel suo prato, cominciando a chiedersi che fine avevano fatto gli altri topi. Con quel pensiero, e stanco per aver camminato e corso un bel po', si addormentò. Il giorno dopo sentì ancora Gisella, la fatina. «Tullio, se vorrai mangiare, a sinistra dell'arcobaleno dovrai andare. Questa volta trovò una bella coscia di pollo e riuscì ad ammirare nuove cose. Un aereo che volava nel cielo, alto, sotto l'arcobaleno. Un ponte, tre cagnolini e due rondini. Così per tanti giorni Tullio conobbe il mondo intorno a sé. Trovò cose deliziose da mangiare all'inizio dell'arcobaleno, ma era triste perché non aveva più visto i suoi fratelli e amici topi e gli venne anche una curiosità. Che cosa ci sarà a destra dove finisce l'arcobaleno? Che cosa ci sarà mai a destra dove finisce l'arcobaleno? Così fece questa domanda a Gisella, dicendole anche che sarebbe andato volentieri a destra per vedere cosa ci fosse alla fine dell'arcobaleno. «Bravo, Tullio! Aspettavo che me lo chiedessi, senza che io te lo proponessi. Se a destra andrai e alla fine dell'arcobaleno arriverai, non troverai soltanto da mangiare, ma la sorpresa non ti voglio svelare». Tullio andò quindi nell'altra direzione. Durante il tragitto vide il mare, i gabbiani, un gregge di pecore, un cavallo e i grattacieli. Pensò a quanto tempo aveva perso, pigro com'era. Pensò a quanto era stato di peso per gli altri topi. Pensò ancora una volta con tristezza a loro, che ormai non vedeva da anni. Finalmente arrivò alla fine dell'arcobaleno e trovò solo Gisella, la fatina. «Eccomi, Gisella, ma non c'è niente alla fine dell'arcobaleno. Però non importa, ho visto tante belle cose che comunque rifarei il viaggio lo stesso», affermò Tullio. «Ne sei proprio sicuro che non ci sia niente? Tu vedrai immantinente, appena gli occhi chiuderai e dopo un secondo riaprirai, una scena sorprendente, pietanze succulente, ma non puoi immaginare che premio stai per meritare». Eh sì, Tullio meritava davvero un premio grande. Era cresciuto, aveva capito tante cose, non si era mai lamentato in tutto quel tempo per la fatica di camminare. Aveva dimostrato di voler bene ai topi, che lo aiutarono nel suo passato da pigrone, e in lui aumentava la voglia di vedere il mondo. Quando riaprì gli occhi, Gisella fece apparire una tovaglia sull'erba, apparecchiata con tante leccornie, e Greta, una bellissima topolina dalla coda lunga, con gli occhi verdi. E fu amore a prima vista. E tutti i suoi fratelli e amici topi che applaudirono, saltarono e diedero inizio alle danze. Tullio pianse di gioia. Ci fu una grande festa e tutti vissero per sempre felici e contenti. Buonanotte, buonanotte a tutti e sogni d'oro.